Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan. È una domenica mattina piovosa, ma in noi è un sole raggiante perché ieri sera, diciamoci la verità, è stata una giornata, una serata, una partita un po' particolare. Poteva succedere di tutto, ma alla fine è successo quello che doveva succedere. Peccato, peccato per l'espulsione di Leao. Ma adesso ne parliamo approfonditamente e anche vi do la spiegazione del titolo in copertina. Qui sotto c'è un volto stilizzato, se lo cliccate potrete entrare a far parte del fantastico mondo di Milan.soccer, è tutto gratuito. Oppure se volete donare per sostenere il canale o abbonarvi, voilà, ci sono scritte tutte le condizioni e per questo ci farebbe comunque piacere. Dicevamo, ieri è stata una giornata un po' particolare di Serie A, perché è cominciata così così. Prima il Napoli che vince contro la Spezia, una vittoria così all'ultimo minuto, nonostante che la Spezia abbia giocato la sua onesta partita, che avrebbe meritato il pareggio, poi invece la stessa cosa è accaduta a Inter Torino. Un bel Torino. Un Torino che me avrebbe meritato di passare in vantaggio, l'Inter è evidentemente in grossa difficoltà, invece al 90esimo, giù di lì, anche l'Inter ha trovato il gol della vittoria. Restava il Milan, il Milan invece ha fatto il Milan, nonostante le difficoltà, nonostante una partita non bellissima, è riuscito a fare il Milan e a vincere per mantenersi in testa alla classifica. Beh, che cosa dire, amici? Dobbiamo fare alcune riflessioni. Che cosa abbiamo scelto per la copertina? Beh, abbiamo scelto tutti all'attacco, però poi a un certo punto, quando ho pensato tutti all'attacco, tutti all'attacco, ho pensato, ma tutti all'attacco. Ve lo ricordate la colla? Ancora esiste la colla per attaccare i pezzi rotti? E beh, tutti all'attacco e tutti all'attacco. E ieri sera ne ha parlato nell'intervista Stefano Pioli, perché se ci pensate Rebic è ancora molto dolorante, quindi sicuramente non ci sarà mercoledì contro la Dinamo di Zagabria e al 99% non ci sarà contro il Napoli. Poi abbiamo Origi. E ieri era pronto per giocare, avevamo fatto anche il servizio la mattina, poi abbiamo fatto uno short dicendo no, non scende in campo, ha un risentimento muscolare ed è molto difficile che ci sia contro la Dinamo di Zagabria domenica, mercoledì in Champions League. Non si sa neppure se giocherà con il Napoli. Poi abbiamo Ibrahimovic, lo sappiamo. Lazetic, che ormai gioca con la Primavera e anche lì ha le sue difficoltà, ma in questo momento è infortunato. Chi rimane? Rimane Leao. Ah no, Leao è stato espulso, però abbiamo scelto tutti all'attacco perché bisogna mettere a posto, bisogna aggiustare. Non possiamo ricominciare come l'anno scorso con tutti questi infortunati, con una gestione del laboratorio Milan, dell'infermeria che comunque ci ha messo in grossa difficoltà. Nonostante tutto, vi ricordate, continuavamo a vincere. Insomma, devo dire la verità, questo Milan mi stupisce sempre di più. E allora ha parlato di questa situazione ieri sera in un'intervista il buon Stefano Pioli, il nostro mister, il quale ha detto che ha delle soluzioni alternative. Tre sono le soluzioni che sono possibili con questa scarsità di attaccanti. La prima soluzione è che, a parte continui e lunga vita a Giroud, la prima soluzione è quella che c'è stata proprio quando il Milan è rimasto in 10, perché a un certo punto Pioli ha provato la difesa a 3. Ha retto, lasciate perdere che la Sampdoria voleva almeno il pareggio a tutti i costi, complimenti al maestro,
questa grinta che proprio non hai mai mostrato con noi, proprio ieri la dovevi mostrare. Infatti è stato mandato via dopo aver dato del C puntini puntini all'arbitro. Comunque torniamo a noi, è una difesa a tre con, diciamo così, un equilibrio a centrocampo un po' più stabile. Lui dice: io voglio provare però De Ketelaere attaccante, e questa potrebbe essere una bellissima soluzione. De Ketelaere ieri ha giocato bene, è ancora non al 100%, non in termini fisici, ma insomma sta entrando in questo collettivo. Alla fine dei nuovi acquisti è l'unico che è stato acquistato per essere titolare, gli altri sono per ora più o meno comparsi o qualcuno scomparse, quindi lui potrebbe essere la soluzione, non tanto mercoledì, perché mercoledì Leao c'è e quindi vuole farsi perdonare, quindi aspettiamoci, almeno me lo auguro, una partita di impegno grosso, anche ieri comunque quando ha strappato il primo gol, siamo sui top livello e top player in assoluto, ma piuttosto per il Napoli. Quindi per il Napoli noi ci dobbiamo aspettare, secondo me, un De Ketelaere punta. Poi dopo ho parlato anche della possibilità di un Salemaker esterno sinistro, o anche ha parlato della possibilità di un Theo Hernandez. Intanto qui continua a diluviare. È una giornata strana, però vabbè, ci sta la domenica mattina che dice tutti dormono, noi parliamo del Milan. Però dicevo, la terza soluzione sarebbe il Theo Hernandez molto alto. Insomma, non tutti i mali vengono per nuoce, nel senso, cerchiamo di provare queste soluzioni che potrebbero tornarci utili in tante, come abbiamo sempre detto, il campionato è molto lungo. Oggi siamo fino adesso primi in classifica, dovranno giocare la Juventus che passeggerà contro la Salernitana e poi dovrà giocare l'Atalanta. Staremo a vedere, ma comunque, come detto, non è questo il momento di pensare alla classifica, pensiamo piuttosto a non perdere punti, e ieri c'erano tutti i presupposti perché questo potesse accadere, considerando che insomma ce l'hanno un po' tirata, il gol annullato, subito il rigore c'è, non c'è, il rigore è netto, la presa con la mano, il rigore è netto, non avrei nemmeno, avrei solamente annullato quello della Sampdoria perché lì c'è un fuorigioco geografico che poi non ho capito che cosa significhi, vabbè, comunque l'importante è averla portata a casa. Dunque, se vogliamo dare delle pagelle, Magnan c'è, Calabria ha giocato un'ottima partita, bravo Davide, quindi non ha messo Dest, ha tenuto Calabria, ecco come si crea il gruppo. Poi ha fatto riposare Tomori e ha tenuto Kalulu in campo, bene anche lui, ma non andare sempre all'attacco, sei un difensore, resta, no, facciamo Theo Hernandez sempre all'attacco, Kalulu sempre all'attacco, bene Kier, bene Theo Hernandez, Tonali per me ha giocato una straordinaria partita, Pobega non ha fatto male, poi dopo è entrato alla fine Bennacer, lì davanti un buon De Ketelaere, un Giroud che non si smentisce mai, e poi alla fine devo dire che Messias, nonostante diciamo così all'inizio del campionato fosse quello un po' più indietro, sta riprendendo e quindi sulla destra dà il suo contributo. Di Leao ho detto, Leao quando fa il Leao è un top player. Dalla piovosa domenica mattina un saluto da Terrazza Milan, ci sentiamo più tardi con gli aggiornamenti e tutto il resto.